Buon pomeriggio a tutti. Nel frattempo sto guardando, abbiamo partecipanti che si stanno unendo a noi. Colgo l'occasione però intanto per augurare buon pomeriggio a tutti. Io sono Andrea Bono, CEO di Marsh per l'Italia e per il Mediterraneo orientale e onore di darvi il benvenuto oggi a nome di Marsh McLennan a questo secondo evento dell'appuntamento dedicato al ciclo di eventi Today Today, ossia oggi per la DEI, per la Diversity, Equity and Inclusion. Questi eventi sono organizzati in collaborazione con Valore D e dedicati ai temi appunto di Diversity, Equity and Inclusion. E iniziamo, direi, presentando gli ospiti che saranno oggi con noi e colgo quindi l'occasione per ringraziarli per la loro partecipazione. E iniziamo da Cristiana Scelza, presidente neoeletta di Valore D. Congratulazioni Cristiana per questa nuova nomina. Laura Cavatorta, presidente ESG Committee di Snam e Inuit, co-founder e board member di ESG European Institute. Maurizio Betta, Head of Learning and People Development di Leonardo. Valentina Paduano, Chief Risk and Compliance Officer di Daedalus Group. E poi ringrazio Sara De Rocco che è qui con noi. Sara è la responsabile del nostro team EH&B, Employee Health and Benefit di Milano di Marsh Italia, che ci accompagnerà come moderatrice per tutta la durata del nostro evento di ospiti. Di oggi. Scusate, con i nostri ospiti oggi approfondiremo come la gestione delle tematiche di diversity, equity and inclusion possa aiutare le aziende a costruire resilienza nell'ambito dei rischi people, di quelli che vengono chiamati people risk. E partiamo da un dato oggettivo. Ad anni alterni, Marsh realizza uno studio sulle quotate italiane. In particolare viene analizzato per le 260 aziende quotate italiane la sezione rischi degli annual report, dei propri bilanci. E quello che emerge dall'ultimo studio realizzato è che 4 aziende su 10 riportano all'interno della sezione rischi quelli legati al capitale umano. Questo sicuramente 4 su 10 è un dato in crescita rispetto al passato, ma con dei margini di miglioramento. Quando parlo di margini di miglioramento non solo a livello numerico, ma anche forse per quanto riguarda la tipologia dei rischi considerati. Che cosa voglio dire? Voglio dire che oggi i people risk non si limitano a quello che viene definito genericamente capitale umano, ma sono una categoria molto trasversale che coinvolge aspetti come l'aumento della digitalizzazione, salute e benessere, gestione dei talent e delle skills e poi sostenibilità sociale ed ambientale. Ecco, anche diversity, equity and inclusion rientrano nella tassonomia dei people risk. Ma vediamo qual è la reale percezione, poi, che le aziende del nostro paese hanno in merito a questi rischi. Sara più tardi ci presenterà più nel dettaglio, tra qualche minuto, il risultato della seconda edizione di quello che è il nostro People Risk Report ed è la prima edizione, questa con dei dati tutti italiani. Ecco, quello che emerge dallo studio è che se guardiamo alla classifica, lo potete vedere qua, tra i primi 5 rischi che le aziende italiane identificano, quelli in questo fucsia sono relativi a temi legati alla digitalizzazione. In particolare ne abbiamo sono 3 posizioni occupate sulle top 5. Quello che vediamo è che sicuramente al primo posto abbiamo di quelli legati alla digitalizzazione, abbiamo rischio legato a cyber security e data privacy, anche a causa di pressioni normative e degli stakeholder in materia di sicurezza dei dati. Sono presenti però in classifica anche temi legati all'obsolescenza della tecnologia, delle piattaforme tecnologiche utilizzate in ambito HR e poi l'impatto legato a automazione e intelligenza artificiale. Pensate, per esempio, l'impatto da un punto di vista occupazionale.
Forse, guardando tutto questo, quello che emerge, poi dopo lo vedremo più nel dettaglio con Sara, rispetto alle classifiche globali, quello che emerge è che forse vengono trascurati o sono messi un pochino in secondo piano tutti gli aspetti legati al talent, gestione delle skills, nuovi profili lavorativi che potranno nascere in futuro. Ecco, tutte queste tematiche non compaiono, compaiono marginalmente nella classifica italiana, che però sono importantissime, soprattutto se vogliamo avere poi delle aziende a prova di futuro, no? Che sono, questi sono tutti i temi che possono creare poi un vantaggio competitivo guardando il futuro. E proprio guardando i rischi talent, questi sono una nota dolente un po' nello scenario italiano, nel senso che, almeno da quello che emerge dal report, sono considerati poco o marginalmente tutti quei rischi legati all'area del changing nature of work, ossia flessibilità, ampliamento dei confini non solo geografici nel recruitment, e poi anche tutti i rischi legati a talent attraction, retention, engagement. Ecco, questi sono temi che, quando guardiamo allo scenario italiano, non appaiono nelle prime posizioni. Vedremo invece poi, guardando all'analisi globale, che cosa, quali sono i risultati. Qual è la conclusione quindi che emerge guardando allo scenario italiano? Che forse alcune aziende faticano ancora un po' a programmare sul lungo periodo, quando guardiamo questi rischi. Secondo il report, infatti, quello a cui assistiamo è un po' una mancata attenzione su questi temi da parte della senior leadership, che negli ultimi anni, sappiamo bene, è stata particolarmente assorbita da crisi o emergenze varie, se pensiamo a pandemia piuttosto che temi più recenti che abbiamo avuto in Europa. E quindi il dubbio che un po' può sorgere è questo, quello che queste tematiche non vengano ancora percepiti come rischi impellenti per il business, e che forse c'è una concentrazione su altri a più alto impatto diretto su un'operatività immediata. Concludo questa introduzione dicendo che la DEI sicuramente può essere la lente attraverso cui studiare il mercato, attraverso cui studiare la clientela, ma è anche importantissima per guardare alle nostre risorse, ai nostri lavoratori, dipendenti, e comprendere quali siano i bisogni specifici presenti, ma anche andare a intuire quelli che possono essere futuri per poter rispondere proattivamente. Ecco, oggi, insieme ai nostri ospiti, approfondiremo come rendere tutto questo possibile e quali strategie le aziende possono adottare. Lascio quindi la parola a Sara, che ci mostrerà alcune delle molte evidenze del nuovo Peak for Risk 2022, e vi ringrazio per aver scelto di essere qui con noi nella giornata di oggi. Grazie Andrea, buonasera a tutti. Ricordo che attraverso il tasto domande e risposte è possibile porre a noi e soprattutto ai nostri ospiti eventuali domande che, salvo temi di tempo, cercheremo di rispondere o live o eventualmente in una fase successiva. L'agenda di oggi è particolarmente ricca e procedo immediatamente a darvi qualche primo highlights del report. Ricordo che la versione global è uscita il 21 giugno e che è disponibile sui siti internet del gruppo Marsh McLennan, e che l'edizione italiana, la prima edizione italiana di People Risk, uscirà domani. Il campione, allora, la survey si basa su un'intervista. Abbiamo intervistato più di 2.500 professionisti in ambito HR e in ambito rischi in oltre 25 paesi. L'obiettivo della survey, sia dello scorso anno che, ripeto, di quest'anno, che vede per la prima volta dei dati localizzati sulle nostre esigenze, era quella di valutare la percezione dei rischi connessi alle persone, valutandoli per probabilità e per impatto, capire quali fossero le principali sfide che gli attori, i vari stakeholder, si trovano a dover affrontare per gestire al meglio queste dinamiche,
Ultimo, ma non ultimo, anche quale sia la pianificazione futura degli investimenti nella mitigazione di questi rischi. Il campione italiano ha visto una risposta di oltre 100 partecipanti, equamente distribuiti tra HR e RISC, e il campione è stato costruito per cercare di dare rispondenza al tessuto imprenditoriale italiano, sia per industrie di riferimento che per dimensioni aziendali, in modo da cercare di rappresentare proprio il mercato. La tassonomia che è stata sottoposta per la valutazione, come dicevo, di probabilità e impatto ai 100 e oltre partecipanti, ha visto una tassonomia composta da 25 rischi, suddivisi a loro volta in 5 macrocategorie che vedete rappresentate qua. Poi nel report di domani avrete modo e avrete ulteriori dettagli che vi invito a leggere. La classifica che abbiamo già visto per l'Italia, commentata brevemente da Andrea nella sua introduzione, qui è rappresentata in relazione anche alla classifica globale e a quella della region cui apparteniamo, quindi Continental Europe. Come vedete, le differenze, anche solo così in rappresentazione grafica per colori, sono evidenti. Partiamo da una classifica globale che sicuramente presenta uno spettro molto più eterogeneo di categorie di rischio all'interno della stessa. Ha una crescita sempre di più della parte azzurra, quindi di quei rischi che appartengono alla categoria governance e financial per l'Europa continentale, quindi tutto quello che può essere un aspetto di cost containment, cost management, sicuramente per l'Europa sta avendo dell'incisività maggiore. E chiudiamo sull'Italia, dove comunque la parte del leone la fa sicuramente la categoria rosa, quindi tutta la parte di accelerazione nella digitalizzazione, e ancora una volta equivalente all'Europa l'aspetto di governance e financial, quindi costi, legal, compliance e centralizzazione delle dinamiche. La classifica è sviluppata sulla base del risk rating score, quindi semplicemente la moltiplicazione dei punteggi e della metrica utilizzata per probabilità e impatto. E come vedete, il rischio che ancora domina tutte le classifiche, sia per geografie qua rappresentate che a livello complessivo, equivalente alla classifica del 2021, ancora una volta è cyber security e data privacy. Questo a significare che sicuramente c'è molto di legato anche alla modalità ibrida che stiamo implementando, che sicuramente amplia il perimetro dei nostri sistemi informatici e quindi accelera anche il rischio a cui siamo esposto, rischio che è legato sicuramente a un fattore umano. E l'ultimo ma non ultimo, sicuramente i processi HR sono quei processi all'interno delle nostre aziende che maneggiano e gestiscono dati sensibili delle nostre persone, al di là di quelle dei clienti. Chiudiamo con questa prima carrellata di findings, con alcuni dati essenziali dei risultati italiani del report. Parto per categoria, health and safety. Il 75% delle aziende sta investendo in programmi di salute e benessere delle proprie persone. Questo è un dato molto importante. Tuttavia, oltre il 50% ritiene di non essere ancora soddisfatto del risultato e che probabilmente c'è ancora della strada da fare. Governance e financial, c'è un'attenzione da porre un pochino più forte su pension financial risk, quindi il gap finanziario forse va focalizzato un po' meglio. Accelerated digitization, il 30% degli intervistati dice che non si stanno affrontando in maniera sistematica i rischi legati all'obsolescenza delle competenze. Talent practices, solo il 40% ritiene la propria employee value proposition competitiva. E chiudo con alcuni dati che riprendono la dinamica di diversity, equity and inclusion che poc'anzi Andrea ha accennato, dove il 40% degli intervistati ci dice che la propria azienda non sta facendo abbastanza in questo ambito
e solo il 30% di questi ritiene di aver adottato e implementato una strategia chiara, trasparente e misurabile per avanzare i temi DEI. Quindi chiamerei con me per commentare questa prima carrellata di dati, Cristiana Scelza, neopresidente di Valore D, mi unisco ai complimenti di Andrea e ti chiedo subito, Cristiana, la diversity non è assolutamente nella top 10 dei rischi. Come la interpreti? Come interpreti anche il ruolo che invece la DEI può giocare? Rischio, opportunità? Altro, lascio a te. Grazie. Ciao Sara, buon pomeriggio a tutti. È un piacere per me essere qui con voi e con Marsh, che è già un membro attivo del nuovo consiglio direttivo di Valore D. Allora, la DEI non è nella top 10, ma è sicuramente un fattore fondamentale per un futuro sostenibile. Allora, può essere interpretata in tanti modi, come tutte le cose dipende da come si affronta. Può essere un rischio, può essere un'opportunità, ma anche uno strumento molto potente per identificare, prevenire e gestire i rischi legati alle persone. Allora, perché rischio? Non applicare filosofie e politiche di diversity, equity ed inclusion è molto rischioso per le conseguenze che ne derivano. Una per tutte, forse la più importante, è la talent attraction, che nel vostro studio è invece al secondo posto, molto importante. Oggi sappiamo che soprattutto le nuove generazioni, quelle generazioni che hanno competenze digitali molto importanti, scelgono le aziende in base all'aderenza ai propri valori, valori che parlano di ambiente, che parlano di inclusione, quindi diversità. Un'azienda che non lavora sulla DEI non solo non è attractive, ma rischia una minor retention e un minor engagement di tutta la sua forza lavoro. Inoltre, la mancanza di skills diverse per affrontare un futuro che è in forte cambiamento, come stiamo vivendo adesso, purtroppo ci porta a non saper rispondere in maniera adeguata alle richieste del mercato. Per esempio, sappiamo che tutti i team di ricerca e sviluppo più diversi sono più innovativi, quindi portano risultati migliori. Sto pensando alla popolazione femminile e alla mancanza di competenze STEM, competenze informatiche, lo sviluppo, per esempio, dell'intelligenza artificiale. Quindi la mancanza di tutto questo, che cosa può portare? Capiamo bene che rischiamo di avere una programmazione che non sia più consona alla società in cui viviamo. Faccio sempre un esempio molto molto semplice. La voce di Alexa ha la voce di una donna. E questo perpetra purtroppo lo stereotipo che i caregiver siano solo donne. E qui apro un capitolo molto piccolo sulla comunicazione. Non è soltanto importante la filosofia e le pratiche di DEI, ma anche una comunicazione che sia inclusiva e che sia attenta alla diversità e sia scevra di bias e stereotipi. Un ultimo rischio importantissimo è la diversità generazionale. Gli ultimi dati Istat mostrano una popolazione italiana che sta invecchiando, diminuendo e invecchiando, una popolazione aziendale con un'alta età media. Ebbene, se non ci focalizziamo, se non lavoriamo sul passaggio generazionale, perdiamo competenze e quindi mettiamo in serio pericolo il paese che sta invecchiando, il futuro di un paese che purtroppo sta invecchiando. Le opportunità sono lo specchio dei rischi, nel senso che se applichiamo politiche di DEI e le applichiamo in maniera coerente ed autentica, abbiamo un maggior talent attraction, un forte engagement di tutto il nostro workforce e un business molto più sostenibile. Quindi è davvero la base, un elemento chiave nella gestione delle risorse umane nell'azienda e nel paese. Ricordo che DEI non è importante e rilevante soltanto per i dipendenti. È rilevante ed oggetto di valutazione da parte di tutti gli stakeholder, quindi sto parlando di investitore come sto parlando di consumatori.
Termino ricordando che siamo in un momento storico molto importante e felice. Stiamo parlando nel nostro paese di PNRR, cioè di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E trasversalmente a tutti i capitoli o mission troviamo Sud, troviamo giovani, troviamo donne. E questa è un'importante call to action per tutti, aziende e organizzazioni, una call che non possiamo mancare e che tanto può influenzare e diminuire i rischi per la gestione delle risorse del nostro futuro. Grazie Cristiana. Chiamo con me Laura Cavatorta e vorrei capire con te qual è la percezione circa la maturità dei board, degli executive rispetto alla gestione dei rischi collegati alle persone. Sono davvero sulla board agenda? Grazie Sara e buon pomeriggio a tutti, grazie per questo invito. Ma allora, sicuramente io credo che a livello generale ci sia ancora molta strada da fare, però è anche vero che le aziende vivono nello stesso contesto in cui viviamo tutti e quindi così come il livello di maturità è diverso da persona a persona, anche nelle aziende ci sono livelli di consapevolezza, di sensibilità e anche di competenza molto diversi. Quindi dipende anche da proprio un po' dalla storia di un'azienda, in quale industry è attiva, che tipo di manager, che stile di leadership hanno adottato nel tempo, quali sono gli elementi che la contraddistinguono, quali sono le ambizioni e le risorse che l'azienda ha deciso di mettere a servizio di questi obiettivi. Quindi se noi parliamo in termini generali, sicuramente la fotografia non è entusiasmante, però se noi guardiamo invece la fotografia in un modo diverso, cioè non solo sul qui e adesso, ma andiamo a valutare caso per caso nelle aziende come quella certa azienda e come il board di quell'azienda sta affrontando questi temi e quindi di nuovo quali sono gli obiettivi che si sono dati, qual è il percorso che hanno individuato, quanto sono autentici nel voler fare veramente una transizione del proprio business verso una dimensione di sostenibilità, allora secondo me da questa prospettiva il quadro generale è senz'altro più positivo, perché oggi tutte le aziende in linea di massima si stanno impegnando in questa direzione, con energie e con risorse diverse, però sicuramente a livello generale noi possiamo dire che la sensibilità su questa materia si sta innalzando. Certamente rispetto alla tassonomia people che abbiamo visto in apertura, ci sono alcune dimensioni che sono già presenti, già note al board, al senior manager, sono già all'attenzione, e invece altre su cui a mio avviso è opportuno sollecitare un focus maggiore, e su questo indubbiamente il board e in particolar modo i comitati endoconsiliari, penso a quanti comitati di sostenibilità oggi ci sono tra le società quotate, ecco qui i comitati possono svolgere un ruolo rilevante perché possono innalzare questa sensibilità, possono un po' anche fare quella famosa challenge al proprio management, portando dati, benchmark. Anche lo studio che uscirà domani, questo di cui stiamo parlando, è un'occasione di portare l'argomento nel board. Quindi ci sono studi di settore che consentono di proporre questi argomenti e farne discussione nel consiglio e quindi di portarli all'attenzione del senior management, che credo sia un punto focale. Se noi prendiamo la dimensione della health and safety, sicuramente noi partiamo già da una buona sensibilità, sono argomenti e dimensioni che sono nel DNA delle nostre aziende, su cui c'è già un impegno importante. Certo, oggi c'è la necessità di porre un accento maggiore su cosa oggi si intenda per salute. È un concetto che si è molto evoluto nel tempo e questo è stato anche dovuto alla pandemia, e quindi non parliamo più dei classici ambiti prevenzione infortuni o malattia professionale, non nel senso che non li trattiamo più, ma quelli sono scontati. Mentre invece oggi c'è una necessità di cominciare a parlare di benessere in maniera olistica, cioè di tutte quelle che sono le dimensioni
che riguardano la persona più che il lavoratore. E quindi su questo in effetti noi vediamo che si stanno sviluppando nuovi strumenti di welfare che sono molto articolati, differenziati, sono personalizzabili proprio all'insegna di questo well-being che riguarda la persona nel suo insieme. E tornando alla tassonomia che ci avete mostrato, penso per esempio a come nel Global o nel Continental Europe il Catastrophic Life Event è molto alto in graduatoria e come invece in Italia sia ancora in una posizione molto bassa. Beh, questa è una classica situazione in cui il rischio e l'opportunità sono invertiti, quindi sono vincenti se vogliamo, perché è un classico basso rischio per l'azienda, ma ha un impatto elevatissimo sulla persona e quindi su questo l'azienda con un piccolo investimento può in realtà svolgere un ruolo veramente determinante per i propri dipendenti e per la propria comunità. Sulla diversity, equity ed inclusion indubbiamente oggi tutte si interrogano, però come abbiamo visto molte sono consapevoli del fatto che non si sta facendo abbastanza e io condivido proprio quello che ha detto Cristiana prima, cioè io credo che non sia ancora chiaro quanto è elevato il rischio se non si lavora in questa direzione, perché non solo abbiamo veramente un problema in termini di capacità di attrazione di nuovi talenti, esposo tutto quello che Cristiana ha detto, ma siamo anche in una posizione di rischio rispetto ai competitor, rispetto alla, addirittura anche nel caso in cui si tratti di un business to customer, to consumer, noi abbiamo addirittura un tema di reputazione che ci potrebbe creare non pochi problemi. E questo peraltro, aggiungo un tema temporale, è un rischio che non va sottovalutato perché se si ritarda in questa direzione, l'impatto, il rischio che noi, a cui noi sottoponiamo l'azienda sarà più che proporzionale, perché se da un lato noi sappiamo che questi sono dei cambiamenti necessari, nel momento in cui ci dovessimo accorgere che siamo in ritardo, noi non potremo recuperare in un batter d'occhio, perché sono dinamiche che riguardano le persone e quindi richiedono tempo, è difficile bruciare le tappe e quindi recuperare il tempo perduto può essere complicato. In questo senso quindi, e concludo, sempre prendendo un altro punto che abbiamo citato in tassonomia, cioè governance and financial, beh ecco, qui è molto importante, io vedo sempre parlare costi, 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 no, in realtà quando parliamo di people sono degli investimenti. È chiaro che da un punto di vista meramente contabile, se io voglio azzerare il gender pay gap, parlo di una spesa e afferisce al costo del lavoro. Però in realtà, in prospettiva, questo intervento è un intervento che è un investimento. E quindi questo, insieme ad altre iniziative DEI, secondo me, sono veramente fondamentali per rendere l'azienda più competitiva, più attrattiva, più resiliente, perché di fatto va a rafforzare uno dei più importanti asset strategici di qualsiasi azienda, cioè le sue persone. Grazie Laura. Parlando di rischio, chiamo Valentina Paduano, Chief Risk and Compliance Officer di Daedalus, e anche alla luce un po' del tuo ruolo in ambito europeo come membro dell'Associazione Europea dei Risk Manager, FERMA, ti chiedo come reputi invece i sistemi di risk management rispetto ai rischi collegati alle persone? Grazie Sara e buon pomeriggio a tutti. Ma il giudizio complessivo è sicuramente quello di un sistema che purtroppo non è ancora soddisfacente, non tanto a causa di una carenza nel sistema di risk management in quanto tale, perché ormai i nostri sistemi di enterprise risk management sono abbastanza consolidati, quanto al fatto che i temi che riguardano la gestione delle persone purtroppo restano ancora entro i confini della funzione delle risorse umane e quindi da un lato è la stessa funzione che fatica spesso a comunicare e quindi ad elevare a livello di enterprise risk management questi temi, dall'altro è il management che non pone una rilevanza strategica a questi tipo di risk, al pari invece di altri temi di business che trattiamo abitualmente. Quindi il risultato è proprio quello di purtroppo un grande missing all'interno delle nostre famiglie di rischio che come risk manager ci troviamo ad affrontare. Tra l'altro, tra i risultati della vostra survey che
mi hai fatto il favore di anticiparvi, c'è un dettaglio che mi ha colpito molto focalizzandosi sul tema delle talent practices. Quello che emerge è proprio la difficoltà che gli intervistati dichiarano di affrontare questi, la difficoltà incontrata nell'affrontare questi temi è la mancanza di vision, strategy ed engagement della senior leadership. In questo io mi ritrovo moltissimo e si lega chiaramente anche a quello che dicevano le colleghe prima. Le difficoltà, secondo me, che abbiamo affrontato anche in questi ultimi anni, per esempio, prima la pandemia, ora la guerra, hanno messo in primo piano le persone, è chiaro. Però, onestamente, ho qualche dubbio su quanto effettivamente sia cambiata la percezione del management sull'importanza delle persone per il business. La mia sensazione è che i temi connessi ai people risk sono stati in questi anni uno dei temi strettamente operativi da dover gestire nell'ambito dell'emergenza. Rientra l'emergenza, probabilmente si ridimensiona anche l'attenzione su questo tema. Perché dico questo? Faccio un esempio. La pandemia ha sdoganato lo smart working, sdoganato dal punto di vista delle aziende. Il dipendente e il lavoratore ha invece colto positivamente tendenzialmente i benefici che vengono dal migliore, diciamo, da questa opportunità di un migliore bilanciamento, no, tra vita professionale e personale, al punto addirittura da considerarlo come fattore critico e discriminante soprattutto per le persone più giovani e talentuose di attrattività di un'azienda. Eppure, guardo al contesto italiano composto, escludendo le poche grandi vere multinazionali, un contesto italiano fatto di piccole e medie imprese, e vedo sul tema tantissimi passi indietro. Passi indietro che di fatto che cosa testimoniano? Testimoniano quanto i rischi connessi, per esempio, alla perdita di attrattività, di retention, eccetera, di fatto non sono stati debitamente considerati. Quindi a livello di gestione dei rischi c'è sicuramente tanto ancora, ma proprio a livello culturale su cui lavorare. È ovvio che non può essere il risk manager da solo a fare un passo in avanti in questa direzione. Laura ha parlato tantissimo del ruolo del board, fondamentale, il commitment del board su questi temi è fondamentale, perché poi a livello di top down è in grado di indirizzare nella maniera corretta tutte quelle che possono essere le strategie di rischio e di opportunità su queste tematiche. Grazie Valentina, ora diamo la parola invece al grande alleato del RISC in queste dinamiche, quindi chiamo Maurizio Betta, Head of Learning and People Development di Leonardo. HR, abbiamo visto appunto che i people risk sono quanto di più trasversale, pervasivo, complesso possa esserci o quasi in azienda. Come il ruolo dell'HR invece deve evolversi e trasformarsi proprio per far fronte a questa rinnovata complessità? Allora, buon pomeriggio anche da parte mia, grazie Sara e grazie anche per la partecipazione a questo interessantissimo evento che tratta temi di grande attualità, ma che vanno oltre l'attualità perché parliamo anche del nostro futuro. Allora sì, certamente il ruolo HR ha una centralità, no, nella gestione di questo cambiamento, perché ovviamente proprio è un ruolo che gestisce i processi del cambiamento e dello sviluppo, parlando di risorse, delle competenze, sviluppo delle competenze e delle risorse. Però lasciami un attimo sottolineare un primo aspetto, cioè quello di cui parliamo oggi, no? Quindi la gestione di questa complessità non è un obiettivo che può essere demandato, e qui mi riallaccio a quello che stava giusto appunto dicendo Valentina, una tematica soltanto, no, della figura HR. Cosa intendo dire? Intendo dire che ci sono altre componenti aziendali ed in particolare io mi voglio riferire alla figura del manager. Perché questo? Perché intanto abbiamo visto che queste tematiche hanno un impatto sul business, come tutte le analisi, anche il vostro report evidenziano in maniera molto molto significativa. Ma il secondo aspetto, che per me poi è quello più importante, è che il manager è la figura che gestisce le risorse nel day by day. È il manager che è in grado di motivare, incentivare e ingaggiare le risorse,
ma attenzione, allo stesso modo può anche demotivarle, disingaggiarle e quindi, come dire, creare, come dire, un trend negativo. Ecco perché è importante che la gestione di questo cambiamento avvenga a più mani, quindi non soltanto HR, ma altre funzioni come il risk management, certamente, e soprattutto, io direi, in prima linea ci sono i manager. Come diceva Valentino, un altro aspetto molto importante, questo è un aspetto di cultura aziendale. Role HR, veniamo al role HR, certamente deve evolvere, già sta evolvendo role HR, perché? Perché deve acquisire esso stesso un mindset, uno skill set diverso rispetto a quello assunto in precedenza. E in questo è anche agevolato la figura dell'HR, a mio avviso, dall'introduzione di queste nuove tecnologie. E di nuovo, no, parliamo di digitalizzazione. Oggi per il ruolo HR poter contare su strumenti come l'automatizzazione o digitalizzazione di alcune attività di routine o piuttosto che amministrative consente all'HR di dedicare più tempo ed energia ad attività di più alto valore aggiunto, contando anche sul fatto che gli stessi manager attraverso queste piattaforme digitali possono svolgere autonomamente attività senza il supporto di HR, penso al recruitment, al compensation, anche all'attività di formazione. Ecco quindi che il ruolo HR evolve verso, come dire, il ruolo di business partner, ma veramente inteso come tale. Quindi c'è un nuovo modello operativo che consente anche alla figura di HR di focalizzarsi su attività di upskilling e reskilling, quindi nella costruzione delle nuove competenze, un ruolo di più focalizzato sul change management, per l'appunto, quindi orientato alla gestione del cambiamento proprio e quello delle risorse che deve gestire. E poi, grazie all'avvento di queste nuove tecnologie, e mi riferisco in particolare all'artificial intelligence piuttosto che al data science, la figura dell'HR, il ruolo dell'HR può fortemente evolvere verso attività di decision making, proprio utilizzando e sfruttando al massimo queste nuove tecnologie. Quindi è un tema, è un'evoluzione che caratterizza il ruolo HR senz'altro, però, ripeto, alla base ci deve essere una condivisione di una vision a lungo termine, quindi che non guardi solamente all'oggi, ma guardi al domani e anche al dopodomani. E questo evidentemente implica anche un tema di cambiamento culturale. E questi processi di cambiamenti culturali non sono processi che avvengono dalla sera alla mattina, evidentemente, ci vuole del tempo, ci vuole, come dire, condivisione appunto di una vision che aiuti a vedere i benefici, non soltanto rispetto a delle esigenze immediate, ma in una visione prospettica. Infine c'è un terzo aspetto che secondo me è importante sottolineare quando si parla di evoluzione delle responsabilità e della missione della famiglia professionale HR, allargando anche un po' il ragionamento anche all'azienda stessa. A cosa mi riferisco? Al tema della responsabilità sociale, perché questo cambiamento che stiamo vivendo evidentemente non riguarda solamente le competenze della singola risorsa o l'evoluzione di un business, è evidentemente un cambiamento generale, assolutamente trasversale, che implica uno sforzo congiunto da parte di tutti i soggetti che fanno parte di questo sistema e quindi non è un tema soltanto delle aziende, ma anche delle istituzioni, del sistema educativo. Ecco, da questo punto di vista io credo che un ruolo le aziende debbano averle, non soltanto le grandi aziende, principalmente le grandi aziende, ma non solo loro, proprio per mettere a fattor comune questo sforzo che si sta facendo per accompagnare, no, l'evoluzione delle competenze e quindi dei ruoli verso le esigenze del domani. Grazie Maurizio. Beh, tutto quello che abbiamo ascoltato fino ad ora rappresenta certamente delle best practice, comprendere un po' quali possono essere i rischi che dovrebbero prendere di più, occupare di più le agende del leadership team e del board, sicuramente può aiutare anche realtà diverse da quelle che abbiamo appena ascoltato a rifocalizzare le priorità.
Andiamo avanti in una rapida carrellata di risultati del 2022. Allora, intanto escono dalla top 10 quest'anno rilevanti temi health and safety e ne cito due in particolare che a mio avviso, ma a nostro avviso, non dobbiamo sottovalutare, che sono ancora presenti e con cui dobbiamo continuare a fare i conti tutti i giorni. Workforce exhaustion, quindi la stanchezza della forza lavoro che deve riabituarsi a cambiamenti di modalità di conduzione del lavoro, della vita e trovare un nuovo equilibrio, e deteriorating mental health. Ecco, questi sono sicuramente due temi che sono usciti dalla classifica 2022 e che forse dovrebbero rientrarci. Andiamo rapidamente sulle complessità riscontrate, sulle difficoltà che i nostri intervistati hanno evidenziato per la gestione dei people risk. Due sono trasversali praticamente su tutte le famiglie di rischio: complessità organizzativa, che include anche la visione a silos, quindi una non sempre chiara responsabilità, attribuzione di responsabilità e di accountability nella gestione di questi rischi, o comunque un approccio ancora troppo basato su silos verticali, e la difficoltà nel modificare i cambiamenti delle persone. Ultimo, ma non ultimo, che vi segnalo è invece relativo al talent practice, dove, come già anticipava Valentina poc'anzi, vede la scarsa o la mancanza di vision e di engagement della senior leadership quale criticità principale. Valentina, torno su di te rapida. Scusate, mi sono persa io una slide, perdonatemi, ma ti chiamo lo stesso intanto, perché riguarda proprio la diversa visione tra HR e risk. E quindi ti chiedo subito: che cosa noti o che cosa non ti torna in questa classifica? Allora, direi che in prima battuta quello che emerge chiaramente, principalmente dalla top 5, è che le priorità di rischio tra responsabili HR sono molto diverse da quelle che emergono invece da parte dei risk manager, e questo è un primo chiaro segnale di disallineamento tra queste due funzioni che non si parlano evidentemente, non comunicano. Se poi ci soffermiamo anche sulla tipologia dei rischi che sono evidenziati dalle due funzioni, la parte HR sembra molto più orientata ad evidenziare criticità strettamente di natura operativa e di breve periodo probabilmente. Io qui ci si riferisce principalmente a temi di governance and financial, rispetto invece a quello che riportano i risk manager, che abituati a ragionare anche molto di più in un'ottica più strategica e quindi di un periodo, diciamo un orizzonte temporale più lungo, effettivamente emergono dei temi di accelerated digitization, quindi due prospettive molto diverse. Quindi probabilmente non solo le due funzioni non si parlano, ma evidentemente c'è anche un gap quasi metodologico nel parlare di rischi, proprio un gap di approccio che dovrebbe portare a riflettere sulla necessità di creare un maggiore engagement della funzione HR all'interno dei processi di enterprise risk management. Ricollegandomi invece a quanto dicevamo prima, e di cui tra l'altro anche Andrea Bono anticipava nella parte introduttiva, in nessun caso emergono i temi del talent attraction e del retention. Lo troviamo probabilmente, no, non emergono in nessun caso. Ancora qui, testimonianza che è un tema che non è arrivato sui tavoli di discussione, e quindi rimarca ancora una volta il gap di cui culturale probabilmente di cui si parlava. Cosa possiamo fare come risk manager attraverso l'enterprise risk management? Sicuramente possiamo attivare questa fase di engagement che va a rompere in qualche modo anche questa complessità organizzativa della gestione a silos, che è un po' anche il valore aggiunto di un enterprise risk management, no? Quello di creare un coinvolgimento centralizzato, un approccio centralizzato, un linguaggio comune, una metodologia top down che cerca di far ragionare il top management e di indirizzarlo secondo una stessa direttiva. Negli anni, tra l'altro, abbiamo imparato proprio come risk manager a confrontarci su tematiche sempre più variegate e quindi anche a collaborare di volta in volta con dei colleghi specializzati nelle diverse materie. Ecco, quello che oggi emerge è proprio la necessità di aprirsi
di trovare il modo di aprirsi ai colleghi delle risorse umane, aprirsi, creare un'opportunità di creare una nuova forma di comunicazione. Attraverso questa collaborazione dovremmo riuscire a intercettare tutte quelle che possono essere delle sfaccettature dei people risk applicabili chiaramente alle diverse organizzazioni in un'ottica più strategica. Questo è un po' l'elemento fondamentale, in modo tale da avvicinare il concetto della persona e dei rischi connessi alla persona alla performance aziendale. Grazie Valentina. Proseguo con Maurizio sempre su questa slide, e anche le risposte del lato HR sembrano far pensare un po' più a un short-termismo piuttosto che a una pianificazione di lungo periodo. Quale secondo te sono le componenti o la componente principale di un employee value proposition per rendere la nostra forza lavoro davvero a prova di futuro? Allora, guarda, fammi dire innanzitutto che quasi quasi penso di aver sbagliato famiglia professionale, perché mi ritrovo in quasi tutte le affermazioni e le considerazioni che ha fatto Valentina. Allora, battuta a parte, bisogna distinguere un po' le due dimensioni su cui molte volte come famiglia professionale HR siamo chiamati ad intervenire o interveniamo. Sicuramente c'è una tematica di short term, no? Perché poi ovviamente l'operatività è fatta di esigenze che richiedono delle risposte immediate, e quindi io leggerei un po' in quest'ottica, no, questa graduatoria, che in alcuni casi sembra quasi, come dire, evidenzi delle esigenze delle risorse nel breve termine piuttosto che, come dire, un'impostazione metodologica del ruolo di HR. Perché dico questo? Perché anch'io sono sorpreso nel non vedere evidenziate alcune tematiche che noi come azienda abbiamo messo come punto centrale dell'agenda HR del presente e del prossimo futuro, ovvero sia quello appunto di attraction, retention ed engagement delle risorse. Questo è il primo tema, e l'altro tema che è strettamente collegato è quello della obsolescenza delle competenze. Cioè, queste sono tematiche che in parte sono già, come dire, presenti oggi, perché c'è un tema di carenza di profili attuali, c'è un tema di digitalizzazione dei profili attuali, ma c'è soprattutto un tema di evoluzione delle tecnologie, conseguentemente un tema di evoluzione delle competenze. Quindi cominciare a lavorare oggi per costruire i ruoli del futuro è un passaggio non solo obbligato, ma è fondamentale, cioè è una condizione sine qua non. E come dicevo prima, oggi abbiamo, a differenza del recente passato, abbiamo degli strumenti fenomenali che ci possono aiutare a costruire questi percorsi. Noi stiamo sviluppando una piattaforma che, attraverso l'intelligenza artificiale e il data science, permette di innanzitutto di individuare i trend evolutivi sia dei ruoli che di competenze, ma anche di fare un match delle competenze fra le risorse che abbiamo e i profili di cui avremo bisogno per costruire dei percorsi formativi. Ecco, questi strumenti sono fondamentali per costruire i ruoli del futuro. Quindi c'è un tema a short term, però occorre predisporre le esigenze, rispondere alle esigenze del futuro. È chiaro, oggi costruire una strategic workforce planning non è facile, ma ci sono delle linee evolutive, delle tendenze evolutive dalle quali bisogna partire. Questo è importante farlo, anche perché poi appunto le analisi ci dicono che in alcune aree, specialmente dal 50 al 70% dei ruoli oggi esistenti, un domani avranno delle caratteristiche completamente diverse, per non parlare poi dei ruoli che sono destinati ad una forte obsolescenza. Quindi bisogna intervenire subito. Quindi risposte nell'immediato, ma anche impostazione delle attività per raggiungere gli obiettivi futuri. Employee value proposition è determinante perché oggi diventa un elemento fondamentale per attrarre le persone, le risorse, i talenti, e non soltanto i talenti. Le nuove generazioni hanno delle esigenze
diverse rispetto alle generazioni precedenti. Quindi contenuti come trasparenza, flessibilità, engagement, comunicazione, cioè sono fondamentali. La comunicazione tra manager e il team oggi è veramente un elemento, un obiettivo fondamentale. Io mi ricordo sempre, come dire, il colloquio tra un manager e una persona che era destinata a motivare la persona, e a un certo punto la persona ha detto al manager: tu mi chiedi di far parte del tuo progetto, ma come posso far parte del tuo progetto se io non conosco qual è il tuo progetto, se io non conosco qual è la tua vision? Ecco, questo vuol dire comunicare sempre in maniera sistematica. Le persone oggi, le risorse oggi cercano questo, e quindi proporre un EVP in fase di selezione è importante, come diceva la collega prima, ma attenzione, è importante anche la coerenza da questo punto di vista, perché poi quello che l'azienda promette deve essere quello che l'azienda mantiene. Cioè le risorse a distanza di 2-3 anni, se no, a dir tanto, se non prima, se non riscontrano la coerenza fra quello che l'azienda ha prospettato in fase di selezione e quello che ha mantenuto o non mantenuto in corso d'opera, hanno, una via di uscita privilegiata da questo punto di vista. Ecco perché è molto importante che le aziende si responsabilizzino sul tema della retention. L'ultimo punto, l'ha già citato la collega, non mi soffermo, è un investimento, non è un costo, ecco perché è importante adottare uno stile di leadership inclusivo. Noi abbiamo bisogno, io credo che le aziende abbiano bisogno sempre più di un leader che sappia guidare la trasformazione, che sappia includere, che sappia valorizzare il potenziale di tutte le persone che fanno parte del team. Grazie, grazie Maurizio. Richiamo Laura. Laura, con te parliamo un po' di sostenibilità, in particolare della componente social, che forse ancora oggi è un po' trascurata e che nell'ambito dei people risk direi che ci sta proprio molto bene. Come il board può guidare e facilitare un po' questo cambiamento, questo investimento? Ma allora, intanto noi siamo, credo, aiutati dal quadro normativo in grande evoluzione. È un quadro normativo, specie a livello comunitario, che sta diventando sempre più cogente, rigoroso, demanding e non più solo focalizzato sul tema ambientale, ma anche sul tema sociale. E quindi sta in qualche maniera dando un messaggio molto chiaro a tutto il contesto, al mercato, alle aziende, di quanto sia urgente cambiare, e sta indicando anche qual è la direzione del cambiamento. Ovviamente, siccome si tratta di un passaggio epocale, perché sta mettendo in discussione prassi secolari, e tra l'altro lo sta facendo attraverso dei nuovi parametri che non hanno quella maturità o non sono consolidati così come i classici KPIs economici che conosciamo, è ovvio che questo passaggio è molto difficile. Però io credo che appunto il board possa svolgere un ruolo molto importante nel far cogliere con sempre maggiore consapevolezza qual è la direzione del cambiamento, e anche il passaggio proprio in questa vista che non può più essere legata al short term, ma deve andare invece sul medio-lungo periodo, perché in particolar modo sulle dimensioni social noi sappiamo, è stato anche detto, che non sono cambiamenti che possono avvenire dalla sera alla mattina, richiedono un'impostazione ben chiara, fissarsi degli obiettivi, definire un percorso, monitorare, misurare. Ed è evidente che le aziende, le grandi aziende, le società quotate possono svolgere un ruolo fondamentale. Perché? Perché in realtà hanno una capacità di spinta che non è solo ferma al loro confine aziendale, perché di fatto le aziende grandi, multinazionali, locali, quotate, hanno evidentemente un indotto nella loro catena di fornitura e nella loro catena di distribuzione che impatta proprio su quel tessuto imprenditoriale italiano prevalente, che è quello della piccola media impresa, e quindi hanno la possibilità di essere una sorta di traino, di esempio, di role model per diventare, affinché queste dimensioni
diventino capillari, cioè si diffondano in modo capillare nel nostro tessuto imprenditoriale. Quindi hanno veramente una responsabilità grande. È ovvio che sono per certi versi molto appesantite, no, dalle nuove richieste normative, però è anche vero che un'azienda che sia veramente interessata ad evolversi verso un paradigma di business sostenibile, ricercando l'eccellenza anche sulla dimensione sociale, non soltanto su quella ambientale, diventa di fatto un role model anche per i suoi competitor, anche per il tessuto imprenditoriale del suo indotto, e inoltre anche, a mio avviso, un impatto a livello sociale. Diventa un vero e proprio abilitatore di cambiamento sociale, perché basti pensare per esempio alla diversità, all'inclusione, reali politiche, reale engagement dei propri dipendenti. Questi dipendenti poi portano questo nuovo assetto culturale nelle loro famiglie, le aziende sono in grado di portarli nelle comunità e nei territori in cui operano. Quindi, ripeto, si va molto oltre ai confini aziendali. È ovvio che su questo i componenti del board e il senior management hanno una responsabilità diretta, perché sta a loro delineare l'indirizzo, il percorso strategico, nel stabilire quali sono gli obiettivi, quali sono i KPI con cui misurare gli impatti e non soltanto quello che si eroga, no? Perché noi adesso stiamo cambiando la prospettiva, non solo quello che io faccio, ma il risultato che quello che io faccio poi produce. E quindi credo che in questo senso, proprio perché il board e il senior management hanno delle responsabilità dirette, devono essere essi stessi luoghi dove noi riusciamo a trovare una grande diversità a 360 gradi, e quindi serve non solo il genere, ma anche il background professionale diverso, la nazionalità e soprattutto anche la diversità generazionale, perché, come dicevamo, noi siamo un paese un po' tendente alla gerontocrazia, e invece non dobbiamo sorprenderci se vediamo una persona di 30 anni che ha delle cose da dire e che queste cose che dice sono delle cose che ci colpiscono, che sono importanti, perché abbiamo la necessità di quella prospettiva. E infine, last but not least, lo voglio dire, perché sennò non è tutto solo sulle spalle delle aziende, però le aziende hanno davvero un ruolo importante. È ovvio che una difficoltà grossa noi la troviamo anche, soprattutto per le società quotate, rispetto al mercato, perché anche il mercato è eterogeneo, e anche nel mercato ci sono comunque delle sacche speculative o delle sacche dove ci si accontenta di una compliance di facciata. È inutile che lo neghiamo. E quindi è ovvio che per un certo tipo di mercato che ha difficoltà a riconoscere che fare una transizione verso la sostenibilità comporta degli investimenti che possono, non necessariamente sicuramente, ma possono toccare nel breve termine il tema della massimizzazione del dividendo, ecco, per quella fascia di mercato, allora secondo me sarebbe proprio importante la capacità delle grandi aziende di mettere in atto un'azione collettiva, un orientamento comune, cioè fare una massa critica per cui si riesca ad influenzare il mercato e il contesto, cioè affermando che queste sono le nuove dimensioni su cui bisogna lavorare e che hanno la priorità, anche a scapito eventualmente di un piccolo periodo in cui magari il dividendo cresce un pochino meno rispetto a quella che è l'abitudine. Ecco, su questo io credo che bisogna avere anche un pochino di coraggio. Grazie, molto bello questo messaggio, Laura. Chiudiamo con Cristiana, e insomma, mi sembra evidente che serva un framework strategico a tutti gli effetti per affrontare ancora una volta questa complessità, i people risk. Abbiamo visto che tra gli highlights in realtà solo il 30% banalmente degli intervistati ritiene che la propria strategia DEI, cioè che esista una strategia DEI che sia chiara, misurabile, ben strutturata. Un tuo suggerimento, un tuo closing remark su tutto quello che riguarda un po' questo mondo? Guarda Sara, Maurizio, Valentina e Laura hanno portato sul tavolo tantissimi temi. Il primo, forse una nota positiva,
per una D avere componenti della prima linea che tirano fuori elementi diversi di rischio, io non lo vedo come un grande problema. Certo, sono diversi e stiamo parlando di leadership inclusiva, per cui ben venga apporto di diversi punti da diversi componenti del management team. Poi la strategia è la definizione della strategia, è il primo compito di amministratore delegato e del suo senior management. E in questa definizione il capitolo gestione risorse è propedeutico a tutta la realizzazione del piano. Abbiamo parlato di coerenza e autenticità. Le politiche coerenti di diversity, equity ed inclusion sono alla base di un leadership team committed, che comprende ovviamente il significato e la potenza di una leadership inclusiva. Dobbiamo dirlo, la leadership inclusiva è faticosa, è molto faticosa all'inizio. Mettere insieme persone che la pensano diversamente, che la vedono diversamente, che anche discutono tra di loro per questi punti diversi, è molto difficile. Però è una fatica necessaria, perché poi mettendo insieme persone diverse ed elementi diversi, allora costruisci un futuro a medio e lungo termine più sostenibile, proprio perché includi tutte le possibili competenze. E a quel punto bisogna stare attenti alle competenze, certo che mancano, ma se metti persone diverse, bene, sei più pronto, diciamo, ad affrontare gli imprevisti e a colmare gap. Inoltre la responsabilità sociale, molto bello quello che è stato detto da tutti, continuo quello che diceva Laura. L'importanza dei CEO, degli amministratori delegati, è fondamentale. È stato evidenziato già nel Trust Barometer di Edelman. I CEO sono le persone che mantengono quello che promettono e quindi i dipendenti si aspettano che siano loro a iniziare il cambiamento, ancora prima che il governo e le istituzioni lo regolamentino. Anche se adesso c'è una normativa che aumenta, e che è molto importante, che ci dà una mano, però i CEO devono essere i promotori di questo cambiamento. Promotori in maniera autentica, non sto parlando di green o pink washing che sia, persone che effettivamente sono committed a questi cambiamenti, a questa costruzione di un futuro sostenibile, perché poi le nostre persone non sono stupide, capiscono perfettamente chi hanno davanti e se ci credi davvero, allora smuovi le montagne. Poi ovviamente non è sufficiente l'impegno e la buona volontà per raggiungere i risultati e quindi per implementare la tua strategia e tutti gli aspetti legati a business e persone e quindi diversity, equity ed inclusion, hai bisogno di KPI misurabili, chiari, e tutti devono avere questi KPI nella valutazione delle performance. Quando dico tutti, parlo del senior management ovviamente, ma parlo di tutta l'organizzazione. Come strumenti KPI, permettimi di ricordare, come valore D, abbiamo messo a punto uno strumento insieme al Politecnico che si chiama l'Inclusion Impact Index, che prepara le aziende alla certificazione. E termino dicendo noi abbiamo lavorato e continuiamo a lavorare su tavoli di lavoro e come CER del G20 Empower abbiamo messo in evidenza tre aspetti chiavi che possono sintetizzare i punti fondamentali di un'agenda strategica per politiche di diversity, equity ed inclusion. Lo sviluppo delle competenze, lo abbiamo detto, servono competenze nuove, ma c'è ancora tanto divario di genere in termini di competenze STEM, ricordiamolo questo, e poi ovviamente una leadership e soft skill che è sotto la lente di ingrandimento in un periodo così incerto e così difficile. Bisogna cambiare i modelli di leadership, perché una leadership autentica ed inclusiva, ed alcuni aggiungono anche gentile, non dimentichiamolo, è fondamentale per un futuro sostenibile e bisogna riconoscere la necessità per tutte le aziende di valorizzare ulteriormente tutte le competenze a disposizione. Ed infine la comunicazione. Io chiudo con la comunicazione, che è fondamentale. Lavoriamo tanto su politiche di inclusione, ma anche il relazionarci alle persone passa attraverso le parole. E la comunicazione e la narrazione pubblica hanno un ruolo fondamentale che tendiamo a sottovalutare, ma che tanto possono influenzare l'engagement di tutti gli stakeholder e quindi i risultati. Grazie Cristiana, e sul tema
nella leadership leggo il commento di uno dei nostri spettatori di questa sera, Paolo Pellecchia, che dice: credo si possa affermare che la leadership inclusiva possa essere una proiezione del pensiero laterale, e io concordo con questo suo commento. Ringrazio tutti gli ospiti di questa sera, ringrazio i partecipanti, passo la parola ad Andrea Bono per un saluto e una chiusura. Grazie a tutti. Grazie mille Sara e grazie a tutti i nostri ospiti per aver contribuito all'evento di oggi con la loro esperienza, portando al tavolo un sacco di temi e di spunti veramente interessanti. Come dicevamo in apertura, il futuro e la resilienza delle nostre aziende passano, no, attraverso delle scelte strategiche che stiamo compiendo oggi. Guardando alla mia azienda, quella per cui lavoro, che si occupa di servizi professionali, io dico sempre, e non mi stancherò mai di dirlo, che noi abbiamo un asset in azienda e questo asset sono le persone. E quello che ripeto allo sfinimento è che noi saremo domani, chi saremo domani dipenderà da chi assumiamo oggi e da come svilupperemo queste risorse all'interno dell'azienda. Sarà fondamentale quindi ripensare alle proprie organizzazioni per renderle veramente a prova di futuro, dicevamo in apertura, e allinearle ai cambiamenti che stanno riguardando il mondo di pensare e di vivere il lavoro. Questo richiederà sicuramente un approccio che ponga la persona al centro come punto focale, e voglio ripetervi, utilizziamo la diversity, equity and inclusion come chiave di lettura per interpretare il mercato e per interpretare soprattutto i bisogni dei nostri dipendenti, delle nostre risorse, rispondendo alle reali necessità che le nostre persone hanno. E guardando al percorso che ci attende, sicuramente dovremo misurarci e affrontare nuove sfide, pensiamo ai nuovi modelli di lavoro, trasformazioni del mercato del lavoro, complessità macroeconomiche non mancheranno, temo. Ecco, la sfida per le organizzazioni del paese sarà quella di non subire questo cambiamento, ma di diventare veramente promotrici, promotori. Concludo dicendo che abbiamo una grossa responsabilità, e quando dico abbiamo mi ci metto in prima persona. Questa responsabilità è in capo al management aziendale, è emerso più volte, è in capo agli investitori, è in capo anche agli enti regolatori. Facciamo in modo che questa responsabilità si trasformi in un'opportunità per le persone e per le aziende. Questa è un'opportunità che non dobbiamo lasciarci scappare. Vi voglio ringraziare ancora tutti per il tempo e l'attenzione che ci avete dedicato, e desidero augurarvi con un po' di anticipo probabilmente buone vacanze, e lancio a tutti l'invito per il nostro prossimo evento che si terrà in novembre. Buona serata a tutti.